se mi permetti, facciamo un primo commento generale, perché ci siamo visti in casa con la qualificazione al playoff in tasca con 2 giornate d'anticipo e siamo molto contenti di aver potuto festeggiare tutti insieme. È stata una bella giornata di festa per Riviera Basket Rimini, mi fa molto piacere per la nostra società, ringrazio Maggioli in rappresentanza di tutta la società perché ci mettono ovviamente il sostentamento che serve. Sono molto contento per Paolo Carasso e per Davide Turci per la passione e la competenza che ci mettono e hanno fatto sempre il possibile fin da quando sono arrivato per mettermi a mio agio. Tutto il nostro staff, volevo portarli tutti qui, poi non ci stiamo perché ovviamente un traguardo si raggiunge tutti insieme e mi fa piacere averlo festeggiato in un Flaminio pieno e quindi grazie anche ai nostri che ci stanno sostenendo. Ma questo non è un discorso di fine, ma è un discorso di inizio. Adesso inizia un'altra nuova avventura e tutti insieme proveremo a toglierci qualche soddisfazione. Detto questo, la partita secondo me i primi 20 minuti molto bene, forse troppo, poi è diventata tra virgolette un po' soporifera, secondo me anche un po' per il punteggio, un po' per mille fattori. Però insomma la squadra sta bene, siamo contenti, l'unico neo lo sappiamo è l'infortunio di Stefano Masciadri, ma non mi sentirete più parlare di lui perché ormai è un dato di fatto e diventerebbe solo un alibi. Domande? Alberto? Prego. Allora, è chiaro che della partita non c'è molto da dire onestamente. Tu hai parlato di 20 minuti, io lo ridurrei a 10, nel senso 32 a 15 nel secondo quarto, poi avete fatto 4 su 11 dal campo, 7 perse, 3 su 7 di liberi. C'è bene ma non benissimo, eppure avete guadagnato ancora qualcosa all'intervallo, oppure eravate lì. Ecco, ti chiederei piuttosto così, oltre agli americani che fanno sempre più gli americani, e lo dico in senso buono ovviamente, qualche passettino in avanti di Pellegrino, un rimbalzo in più, una cosa, ecco, che ovviamente ti verrà molto utile, visto che nelle rotazioni, al di là dell'adattabilità di Anumba a giocare anche da 4, un lungo in più serve sempre. No, servirà moltissimo, stiamo lavorando, ho parlato anche con lui è molto convinto, coinvolto, e abbiamo bisogno di una mano di tutti, perché in sostanza siamo un giocatore in meno. Però io sono contento insomma che siamo qui a parlare di una partita che comunque hai vinto dicendo hai giocato 10-12 minuti, ecco, pensa dove eravamo, io mi ricordo bene dove eravamo il 19 novembre che avevamo perso di 21 con Trieste in casa, qualcosa è cambiato. Altre domande? Davide? Prego. Coach, buonasera. Volevo chiedere innanzitutto complimenti e volevo chiederti, alla luce dei playoff raggiunti, se hai incominciato un po' a guardare la classifica, possibili incroci, se c'è un tabellone piuttosto che un altro, perché adesso... Grazie. C'è una giornata che deciderà tutte le posizioni più o meno, a parte la prima e poche altre credo, e quindi è impossibile pronosticare niente. Con molta purezza vi dico che noi non sono ancora nemmeno i risultati di oggi, noi andremo a Milano per provare a vincere e non mi interessa se la vittoria ci porta al quinto, il sesto, l'ottavo, non voglio sapere niente. Noi andremo a Milano per provare a vincere, poi non è detto che ci riusciremo, ma l'idea è questa, poi vedremo chi ci toccherà. Altre domande? Prego. Niente, una considerazione, io penso che nella storia della pallacanestro italiana questa sia stata la celebrazione del 7° posto nei playoff /6/5 più clamorosa della storia, con 3.000 persone a cantare e a ballare. Non so se nella tua lunga carriera ti è capitato, tra giocatore e altro, vedere un 6° /7° posto, possibile ancora 5° visto che Trieste è persa in casa. Roba del genere, cioè veramente sembrava alla fine un festeggiamento da scudetto, addirittura da scudetto della Stella, ecco. No, diciamo che purtroppo, vista l'età, qualcuna l'ho vista, però l'ho detto all'inizio, l'ho detto come premessa, è fantastico giocare, immagino per i giocatori, giocare in questo ambiente qua, fantastico. La differenza è stata notevole, pare davanti a che sia abbastanza chiaro, la differenza di fisicità, di talento, di condizioni generali è stata devastante. Potevamo cominciare un po' meglio, potevamo cercare di affrontarla in una maniera più intensa all'inizio e così non è stato. Fin dal primo quarto la partita si era indirizzata. Abbiamo provato un po' a recuperare, abbiamo provato a metterci qualcosa, evidentemente non solo non basta, ma sicuramente non è sufficiente per salvare la partita, che è stata abbastanza
abbastanza preoccupante per quello che poi sarà la seconda, la terza fase del nostro campionato. Domande da parte dei giornalisti? Alberto, prego. Sì, coach, mi sembra appunto che quel primo quarto ha chiuso ogni discorso, non, se non sbaglio non siete mai tornati in singola cifra di svantaggio, sempre dai 12, 13. Forse 9, ma non lo so. Diciamo Sabine, più 11. Ha messo a ferro e fuoco il canestro, però sì. Era un uomo solo al comando, insomma. Sì, sì, sì. La sensazione esterna era che non potevate più vincere questa partita. Ma no, ma anche nemmeno se durava una settimana, ma non era, cioè, non è... Se l'approccio con cui noi pensiamo di salvarci è quello del primo quarto, penso che la strada, il cammino è segnato. Bisognerebbe cercare di ritornare a essere la Luis che si buttava su ogni pallone, si impegnava in ogni azione. La Luis che ci ha portato a fare questo campionato, l'abbiamo un po' smarrita, sinceramente senza attenuanti, ma abbiamo più di qualche ragazzo che in questo momento sicuramente palesa delle difficoltà atletiche e fisiche, dove mi sembra abbastanza evidente che non siamo nelle condizioni di competere dal punto di vista atletico. Poi, voglio dire, sicuramente non era il nostro campionato, non passava per la partita di Rimini, però purtroppo da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della fisicità, stiamo subendo tutte quante le settimane, soprattutto la fase orologio, è stata una debacle continua dal punto di vista fisico, e questo purtroppo ci preoccupa un po', perché chiaramente arrivare con così pochi punti alla terza fase, sì, in un campionato dove ne retrocedono 6, mi sembra che sia un bel problema.